Mi chiamo Davide Bennato, insegno sociologia dei media digitali all'Università di Catania, al Dipartimento di Scienze Umanistiche. Io di formazione sono un sociologo, ho fatto un dottorato in scienza della comunicazione, ho fatto diversi studi di sociologia legata alla comunicazione, ma specificamente mi occupo dei processi sociali e relazionali che sono alla base dei media digitali, quindi internet, ma soprattutto in quest'ultimo periodo i social media, con un'attenzione particolare a Twitter. Negli ultimi tempi sto studiando l'impatto sia metodologico dal punto di vista della ricerca che dal punto di vista etico dei big data, perché sono un settore dal mio punto di vista molto interessante, e fra le varie attività che faccio siedo anche nel consiglio di amministrazione di uno spin-off universitario che si occupa specificamente di ricerche di marketing dedicate e attuate tramite metodologie di tipo computazionale. Cambia la natura delle competenze, cambia la natura delle competenze in tutti i comparti, in particolare in quelli tecnologici. C'è una frammistione ormai totalizzante tra competenze umanistiche e competenze tecnologiche. Ed è proprio questo l'argomento che andiamo a sviscerare con Davide Bennato. Una delle cose di cui mi sono reso conto studiando l'utilizzo che fanno le persone delle tecnologie è fondamentalmente il ruolo non centrale della conoscenza tecnologica. Mi spiego meglio. È molto importante avere delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie digitali, ma questo termine competenza non deve essere declinato in senso grammaticale, cioè sapere precisamente quali sono i pulsanti da schiacciare, le funzioni da attivare quando si ha un oggetto tecnologico a propria disposizione. Dal mio punto di vista, e non è solo il mio punto di vista, è il punto di vista degli studiosi delle relazioni umane e sociali, fondamentalmente bisogna declinare il concetto di competenze in un contesto più ampio. Bisogna soprattutto rendersi conto che il digitale, inteso in senso lato, è diventato una specie di superficie, è diventato uno strato che si sovrappone a tutte le altre competenze che le persone hanno. Una volta si diceva banalmente il famoso leggere, scrivere e far di conto. Adesso non dobbiamo necessariamente allungare la lista dicendo appunto leggere, scrivere, far di conto, conoscere una lingua e conoscere gli oggetti digitali. È una cosa un pochettino più sofisticata. Volersi concentrare solo unicamente sulla componente eminentemente tecnologica, cioè come funzionano le cose, e non soprattutto qual è il senso dell'utilizzo di oggetti tecnologici nei processi individuali, personali, formativi e sociali, sarebbe fondamentalmente come chiedersi l'importanza assoluta della grammatica quando si scrive un testo e non cercando di capire quali sono i destinatari di questo testo. Quindi bisogna sicuramente avere una prospettiva che sia di ampio respiro, perché come tutte le cose che hanno a che fare con gli esseri umani, anche l'informatica, anche la tecnologia ha una componente culturale. Alla stregua di altri fenomeni e processi che riguardano l'uomo, ha una componente culturale molto profonda, che ha delle radici simboliche potentissime. Quindi non bisogna necessariamente concentrarsi solo sulla dimensione artefattuale, anche se ovviamente la dimensione dell'artefatto, dell'oggetto tecnologico, del device, come si dice adesso, è una dimensione centrale, ma è centrale perché sicuramente è l'industria che riesce a confrontarsi meglio con questo concetto, mentre dal mio punto di vista il non concentrarsi solo sull'oggetto tecnologico, ma sulla prospettiva all'interno del quale l'oggetto tecnologico si inserisce, secondo me è molto importante. Detto facendo un esempio proprio banale, potremmo dire che l'importanza del telefonino non è all'interno dello sviluppo della telefonia mobile, ma l'importanza del telefonino assume un significato completamente diverso se noi lo consideriamo come punto di accesso a un universo di contenuti e di relazioni rappresentato da internet. Si capisce bene che se lo decliniamo come semplice tecnologia in estensione con la telefonia mobile o come strumento di accesso ad un universo simbolico, ovviamente l'oggetto telefonino assume una connotazione completamente diversa. Per un responsabile IT italiano, ma non solo italiano, il punto centrale è la governance dei sistemi, ma anche allargato, intendo dire la governance delle policy, della sicurezza, eccetera. Da questo punto di vista, quale può essere il vantaggio a essere più sociologico che non tecnologo? Una cosa che ormai emerge sotto gli occhi di tutti è che man mano in qualunque organizzazione complessa, sia un'organizzazione pubblica o un'organizzazione privata, man mano che si scala
quella che potrebbe essere la gerarchia delle funzioni, quindi banalmente il ruolo che assumono i quadri, si capisce che le competenze diventano sempre di più basate su quelle che una volta e tuttora si chiamano le soft skill, no? E non solo le competenze tecnologiche. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che man mano che si ha una necessità di comprendere il contesto in cui si opera, anche il tipo di risorse umane a cui si fa riferimento per operare in questo contesto, ovviamente un orizzonte di tipo umanistico, di tipo sociologico, secondo me è indispensabile. Questo non vuol dire necessariamente che bisogna avere delle competenze specificamente legate alle scienze umane e sociali, no, è semplicemente la capacità di saper contestualizzare un problema, contestualizzare un contesto, non solo nei termini di tipo legati al concetto di funzionale. Un'organizzazione non sempre assume degli scopi tipo funzionali, un'organizzazione anche piccola, un gruppo di lavoro, un teamwork, ha anche delle competenze tipo simboliche, delle relazioni che si instaurano tra i membri, a qualunque organizzazione gerarchica. Quindi dal mio punto di vista, che il manager a qualunque livello abbia sicuramente delle competenze tecniche, ma anche una sensibilità, se non proprio delle competenze di stampo umanistico e sociologico, è un punto di forza. È un punto di forza fondamentalmente per un motivo. Perché la tecnologia, intesa come oggetto, come artefatto, tende a cambiare con rapidità estrema. Quindi se noi ci concentriamo soprattutto sulla componente tecnologica, si rischia di guardare, come si dice solitamente in questi casi, il dito e non la luna che viene indicata dal dito. Cioè non bisogna concentrarsi, dal mio punto di vista, necessariamente e quindi rincorrere la tecnologia nelle sue evoluzioni, ma soprattutto capire quali sono le traiettorie per poter non tanto intercettare la tecnologia, perché non, diciamo così, in questo periodo di cambiamenti disruptive, come si dice, e ovviamente le cose è molto difficile seguire questo trend, ma sicuramente capire l'orizzonte all'interno del quale le tecnologie si collocano. Questo, dal mio punto di vista, dà un vantaggio competitivo enorme, perché soprattutto permette di mettere nella giusta prospettiva gli investimenti che vanno fatti all'interno di un contesto, il tipo di attività che devono svolgere le proprie risorse umane sotto le proprie dipendenze o comunque del proprio teamwork, e comunque capire qual è il senso che ha un reparto all'interno di un più ampio contesto organizzativo che si deve adattare ad un contesto produttivo, politico, eccetera, eccetera, sempre più rapido nei cambiamenti. Quindi come potrei, diciamo, semplificare questa mia osservazione? Che è come se il manager del XXI secolo si trovasse alla guida di una barca. Deve saper manovrare il timone, ma mai perdendo di vista l'orizzonte e il mare. Del resto, l'informatico di 20-30 anni fa era concentrato sugli aspetti tecnologici di piattaforma e di gestione delle risorse in questo senso, e ha perso assolutamente di vista quella che era la grande rivoluzione, cioè internet. Questa è ovviamente la più classica delle osservazioni che vengono fatte quando si guarda in prospettiva come è cambiato l'information technology dalla quando una volta si chiamava automazione a quando poi si è cominciato a chiamare IT, information technology, poi ICT, information and communication technology. Già semplicemente questo collocare sull'asse del tempo queste diverse definizioni che ha avuto, banalizzando, l'informatica all'interno dei processi produttivi, fa capire fondamentalmente una cosa: che una volta era automazione, cioè voleva dire sostituire la forza dell'uomo in alcuni contesti, anche nell'ambito per esempio della logistica. Con le information technology si è concentrata sulla distribuzione delle informazioni, cioè gestire fondamentalmente i processi economici e relazionali all'interno di un'impresa, basando soprattutto sulla raccolta e sulla condivisione, sulla distribuzione delle informazioni. Tanto per fare il classico esempio, uno dei più grandi cambiamenti nell'ambito dell'informatica, per esempio degli anni 80, è stata la famosa architettura client-server, che altro non era che una declinazione del tipo di gerarchia che esisteva all'interno delle grandi multinazionali di quegli anni. Poi si è passati col termine Information and Communication Technology, l'ICT, quindi una dimensione, si è accorti che non è solamente un flusso, una questione di flusso di dati da un punto A a un punto B, o la possibilità di accedere a un database da parte di quella competenza o quell'altra competenza. È una cosa un pochettino più sofisticata, che impattava sulla comunicazione. Comunicazione in senso non solo come oggetti che permettono di coordinare l'attività di un gruppo di lavoro, ma comunicazione anche nel senso di capacità di relazionarsi nei confronti delle altre persone.
Quindi sicuramente solamente guardando come è cambiato la parola informatica nel momento in cui si declina rispetto alle imprese, all'organizzazione aziendale, si capisce come si è cambiato anche la strategia di utilizzare e di implementare i processi informatici all'interno di un contesto produttivo aziendale. Da un semplice sostituto della catena di montaggio si sta passando fondamentalmente a un contesto in cui si condividono conoscenze e ovviamente la logica con cui si utilizzano le tecnologie è completamente diverso. Se tutte le statistiche internazionali dicono che in ambito aziendale sono sempre più diffusi i tablet, cioè questi strani device con potenze di calcolo concentrate, ma anche la cui strategia è fondamentalmente quella di accedere alle risorse permesse dalla rete, fa capire fondamentalmente una cosa, che la tecnologia non è più uno strumento, non è più, diciamo così, una squadra, una riga, un compasso, ma è diventata una biblioteca e quindi ovviamente ha il vantaggio competitivo della possibilità di utilizzare le biblioteche. Ovviamente vale la metafora, nel senso che potrebbe essere una biblioteca, può essere un agorà dove ci si confronta, ognuno scelga la metafora con cui si trova a proprio agio. Ma ovviamente no, quando si guarda la tecnologia non è l'artefatto che bisogna guardare, ma il senso che ha l'artefatto all'interno dell'organizzazione formale. E questo ci fa anche capire che questa metafora del mobile ci fa anche capire che la sicurezza, le policy sulla sicurezza devono cambiare da un punto di vista sociologico, cioè non più concentrarsi sull'aspetto di dove sono i dati, ma di come verranno utilizzati i dati. Questo è un tema classico soprattutto delle strategie anti-cracker, cioè i cosiddetti hacker black hat, perché una delle tecniche che si è visto soprattutto tra la fine degli anni 80 e inizio 90, che cominciava a prendere piede, è quello che viene chiamato la social engineering, che era un modo, diciamo così, alla page in alcuni gruppi per definire fondamentalmente il fatto che le policy di sicurezza non sono tanto un problema tecnologico, ma sono un problema umano. E da qui sono emerse fondamentalmente tutte le varie riflessioni sulle password, che sono sempre troppo semplici, sul fatto che è più facile rubare utilizzando alcuni trucchi di buonsenso delle informazioni alle persone che lo danno loro malgrado, e così via dicendo. Ovviamente adesso che stiamo entrando in un'epoca di computazione delocalizzata e distribuita, di cui l'archetipo fondamentalmente di questo concetto è cloud computing, fa capire che il concetto di sicurezza non può essere solo declinato nel rendere un firewall impenetrabile. E molto spesso, come tutti i responsabili IT dell'aspetto sicurezza sanno, l'aspetto più delicato di un sistema di sicurezza non è tanto la tecnologia in sé, ma sono gli utilizzatori di questa tecnologia. Questo vuol dire fondamentalmente che anche per quanto riguarda la sicurezza, quindi le policy legate alla gestione sicura dei dati, non è solamente una questione che può essere affrontata solo unicamente in senso tecnologico, ma in un senso simbiotico fra persone che utilizzano tecnologie che hanno delle sensibilità, delle delicatezze nei confronti della sicurezza, e le tecnologie effettivamente molto, 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 che sulla sicurezza fanno il loro punto di forza. Detto banalmente, a nulla vale avere un super firewall e altri meccanismi di controllo incrociato quando la password è il nome del cane o il nome del proprio primogenito, così via dicendo. Cioè, è anche una questione di sensibilizzazione in questo senso. Ovviamente però non bisogna esagerare, perché le società contemporanee, le aziende e i contesti relazionali umani contemporanei sono sufficientemente complessi per poter diciamo così intervenire in questo senso, però soprattutto nelle situazioni mission critical, cioè in cui la sicurezza è un frame da non sottovalutare, ovviamente bisogna riflettere in senso culturale e non solo in senso tecnologico artefattuale. Oltre alla scelta sociologica, social di internet e alla questione della sicurezza, un altro tema che sarà dirompente nei prossimi anni è quello dei big data, su cui tu hai scritto un libro che magari ti inviterei a parlarne un attimo. Sì, io ho scritto recentemente un libro che ha anche un titolo piuttosto curioso, si chiama Il computer come macroscopio, fondamentalmente per un motivo, perché
io sono un sociologo, quindi per me l'utilizzo dei dati, soprattutto dei dati statistici, è un punto di forza del mio studio e delle mie ricerche. E soprattutto, proprio per una questione di corrispondenza di amorosi sensi, cioè il fatto che io mi occupo di processi legati al mondo del digitale, mi è sembrato un'opportunità straordinaria per noi scienziati sociali, quello di poter accedere a quella valanga di informazioni che vengono prodotti tutti i giorni da Facebook, Twitter, YouTube e tutti gli altri social più alla page di quest'ultimo periodo. Quello di cui però mi sono reso conto, una volta superata l'infatuazione per questa enorme quantità di dati, io sono un sociologo, quindi noi eravamo sempre abituati a ragionare non in una sovrabbondanza di dati, ma in carenza di dati. La famosa questione del sondaggio, cioè di riprodurre in piccolo quelle che sono le caratteristiche di una nazione o di un gruppo di consumatori, rende appunto il fatto che noi per molto tempo siamo stati a dieta per quanto riguarda i dati. Invece adesso abbiamo il problema opposto, rischiamo la bulimia, cioè ce ne sono troppi. E come si dice, proprio in senso, proprio per poter dire una cosa molto semplice, il troppo stroppia, nel senso che una delle cose che ho visto, soprattutto lavorando in team con colleghi più orientati alla dimensione tecnologica e informatica dei big data, è che si ha un'enorme consapevolezza per quanto riguarda la gestione dei flussi basati sui big data, cioè sapere come organizzarli, come gestirli, come provare a, diciamo così, a ottimizzarli nel senso computazionale del termine. Su questo c'è un'assoluta consapevolezza e sicuramente un'assoluta capacità tecnologica. Quello che manca, e però questo è un dibattito in corso, è fondamentalmente in che modo estrarre valore da questi big data. Cioè, come faccio a capire quali sono i trend, i pattern, gli schemi ricorrenti che potrebbero darmi una mano a capire un nuovo segmento di mercato, un modo per implementare nel miglior modo la logistica, un modo diverso di utilizzo dei social in ambito intraorganizzativo o extraorganizzativo? Cioè, queste sono le vere domande. E per rispondere a queste domande, di solito, è difficile solamente una competenza a poter dare questa opportunità. Di solito sono competenze che si sovrappongono, con un brutto termine informatico devo dire si overlappano uno con l'altro, perché la competenza umanistica permette di capire il senso profondo di questi dati. La competenza sociologica è quella di capire quali sono i processi sociali sottesi e magari provare a descriverne le traiettorie. La competenza tecnologica, quali sono le caratteristiche tecniche che bisognerebbe avere per poter accedere nel miglior modo possibile a queste tecnologie. E poi ovviamente c'è la competenza statistica, cioè saper tirare, quella volta si chiama il data mining, no? Cioè saper tirare fuori degli strumenti concreti, matematici, ma non solo, per dare senso alle competenze che vengono messe in campo. Io dal mio punto di vista sono molto affascinato dai big data per due motivi. Il primo l'ho già detto, perché mi sembra che in un periodo di dieta di dati adesso siamo in un periodo di sovrabbondanza di dati, siamo proprio una specie di nuovo modo soprattutto per far lavorare le scienze sociali. Questo è uno dei temi del mio libro, cioè cos'è cambiato nelle scienze sociali del XXI secolo, e secondo me le cose sono molto cambiate. Ma la seconda cosa che mi rende veramente affascinante il mondo dei big data nell'ambito della ricerca, ma anche nell'ambito del marketing, è che permette di mettere insieme competenze, conoscenze, saperi che non sempre hanno avuto le opportunità di potersi confrontare. Mentre adesso, in cui la tecnologia va più veloce delle nostre teorie, sicuramente avere un posto, un tema su cui confrontare intelligenze diverse, secondo me è davvero un punto di forza. In conclusione, e concluderei proprio sull'aspetto dei big data, mi sembra che la conclusione giusta sia quella di dire che il responsabile IT, il manager IT, il tecnologo oggi sia quello che dovrà diventare un visionario, proprio per capire magari quali sono le tecnologie giuste per appropriarsi dell'informazione. Sì, il termine, la famosa questione, no, delle aziende, no, quando si elabora una strategia aziendale, la famosa mission e vision, no? Secondo me in questi ultimi tempi la dimensione della vision è diventata strategica. Innanzitutto perché viviamo, proprio per usare un termine molto inflazionato in alcune scienze sociali, viviamo in un mondo complesso.
Il fatto che viviamo in un mondo complesso non vuol dire che sia un mondo complicato. Cioè vuol dire che semplicemente dobbiamo avere la consapevolezza che la nostra, il nostro sapere, la nostra conoscenza, il nostro frame di riferimento ha la necessità di essere rispolverato, riaggiornato costantemente con le nostre opportunità. Nessuno pretende che chi fa ingegneria, quindi chi è un ingegnere, diventi un filosofo o un filosofo che diventi un ingegnere, o un sociologo, peggio, che diventi uno o l'altro. Quello che è importante però è che all'interno delle proprie competenze si abbia la capacità di guardarsi intorno, perché uno dei problemi dell'esasperata expertise contemporanea è che molto spesso si dimentica di guardare non tanto, diciamo così, utilizzando una bella metafora, non tanto il pesce che sta accanto a noi, ma l'acqua in cui siamo immersi. Quindi secondo me ci sono le opportunità, sono per tutte le competenze, come per tutte le competenze di altro profilo c'è bisogno di guardare lontano, perché solo guardando lontano si capisce verso dove si sta nuotando. Ed ora, cari colleghi, sarete sottoposti tutti al mio test. Buona fortuna e buon divertimento.